Il complimento più bello che ha ricevuto durante la sua carriera politica? Ma è di essere un politico di strada, così come faccio l'avvocato di strada, cioè di essere alla mano e alla portata di tutti, nel senso che le persone io le guardo non dall'alto in basso, ma dal basso verso l'alto, nel senso che ci relazioniamo con tutti i soggetti di qualunque livello culturale allo stesso modo. Questo è il mio modo di essere. Già lo ero come giudice e adesso anche come politico e come uomo di giustizia, cioè come avvocato. Da bambino pensava di fare anche il politico? No, assolutamente, il mio sogno era di fare giudice e poi quando ho realizzato quella mia aspirazione mi sentivo gratificato dalla vita perché io provengo da una famiglia di umili origini, mio padre era contadino, quindi un paesino di Arnesano. L'esperienza politica è maturata in corso d'opera perché poi 10 anni fa quando è scoppiato il problema della terapia di Bella, la battaglia per le malattie di cancro, chi mi tirava da una parte, chi mi tirava dall'altra, alla fine ho capito che non potendo più essere neutrale, perché non apparivo più neutrale perché ognuno mi cercava di tirarmi per la propria parte, ho deciso di mettermi dalla magistratura, di fare l'esperienza politica, anche per essere più libero e portare avanti certi discorsi che so, sulla libertà terapeutica, sul riconoscimento delle medicine naturali alternative che io seguo, sulla battaglia sociale in favore delle persone bisognose, che so, il salario d'ingresso per i giovani che cercano un lavoro, un'occupazione, così come avviene nei paesi del nord Europa. C'è tante spinte che provengono dal basso per dare voce a chi non ne ha. Per esempio, ho creato come assessore della provincia il servizio immigrazione Salento perché stiamo costruendo una società multietnica e multiculturale e quindi abbiamo necessità di confrontarci con le persone che vengono da altri paesi che secondo me sono una risorsa perché dall'incontro fra le diverse etnie e le diverse culture c'è un arricchimento reciproco e un miglioramento dei nostri costumi. Ho creato sempre come assessore il servizio immigrazione e oltre al servizio immigrazione lo sportello dei diritti che è un contenitore, che è un punto di riferimento per tante persone che altrimenti non sanno dove andare per pratiche di qualunque tipo, un TAC che gli viene fissata a distanza di un anno, una pratica di pensione che muore, cioè per mettere al servizio una struttura pubblica al servizio dei soggetti economicamente e socialmente più deboli, che sono quelli più bisognosi di aiuto, perché chi appartiene alle categorie medio-alte si aiuta da sé o col denaro oppure con le conoscenze. Che cosa non le piace della politica di oggi? Ma noi diciamo che la politica purtroppo non riesce a fare pulizia al proprio interno, cioè io sto con Di Pietro per questo, cioè noi diciamo selezioniamo la classe politica proprio nel senso che chi nella vita non ha dimostrato di essere a un certo livello sia etico e sia come impegno sociale, che so perché ha avuto delle condanne penali, perché ha avuto delle disavventure finanziarie o perché sta di impedire che si candidino, perché chi gestisce la cosa pubblica deve essere al di sopra di ogni sospetto, quindi sia sul piano etico, sul piano umano, sul piano dei comportamenti e dei costumi. Non possiamo trasformare le istituzioni in refugium peccatorum, cioè dove si annidano le persone corrotte o le persone al confine con la legalità o soggetti che hanno dei gravissimi problemi personali e familiari, perché chi non è sereno dentro utilizza la politica per fini personali, ma non si mette al servizio della collettività. Va bene? Ed è assurdo che so, un politico, che un soggetto che abbia una condanna per stupro, una condanna che è stato dichiarato fallito per bancarotta fraudolenta, che possa entrare in Parlamento e gestire e fare le leggi quando in realtà noi pensiamo che quel compito debba essere affidato invece a persone di un certo. Al di là del colore politico, noi diciamo se riusciamo a selezionare i migliori che ci stanno sia nella destra, sia nel centro, sia nella sinistra, non è che i buoni stanno da una parte e i cattivi dall'altra. Le brave persone ci sono dappertutto e le cattive persone anche. Se eliminiamo le persone cattive, cioè quelle della politica, del malaffare, dell'arricchimento personale, della gestione privatistica della cosa pubblica, e allora già abbiamo fatto un grossissimo passaggio. Questo è l'aspetto negativo della politica. E anche la disaffezione dei cittadini verso la politica deriva da tanti fenomeni di corruzione dilagante, di disinteresse verso i problemi sociali del paese. Noi perché diciamo che Berlusconi per noi è un soggetto negativo? Perché lui pensa solo a fare delle leggi ad persona, ma per salvare se stesso dai processi o per arricchirsi ulteriormente.
per accumulare ricchezze al di sopra di ogni limite di tollerabilità, visto che viviamo in un paese dove la gente muore di fame, e quindi non sono quelli i problemi del paese, i problemi sono quelli di far funzionare l'economia, creare i servizi sociali, di cercare di aiutare i soggetti più deboli, e quello lo può fare solo una persona che non ha tanti affari, che non ha tante società, che non ha tanti interessi, altrimenti poi mischiamo pubblico e privato, e ciò che prevale è sempre il privato, cioè l'interesse personale e mai l'interesse della collettività. Le scuole di formazione politica possono aiutare ad avvicinare i giovani? Per i giovani sì, speriamo, anzi, che attraverso le scuole di formazione politica si recuperino tanti giovani all'impegno politico, perché poi l'impegno politico non è disgiunto dall'impegno sociale. Sono pochi i giovani che si interessano di politica, però quello che lo fanno in maniera positiva, perché effettivamente sentono dentro dei valori forti che vogliono già in giovane età di mettersi al servizio della collettività. E questo la scuola di formazione politica, se fatta in maniera propositiva, cioè per inculcare dei valori veri alle nuove generazioni, penso che sia l'unica strada da seguire, perché io poi non ne vedo altro, perché altrimenti c'è il qualunquismo, cioè io dico no, i politici sono tutti uguali, bisogna capire che la scuola della formazione politica serve sia eticamente, sia politicamente e sia socialmente a formare i giovani per un impegno nella politica e nel sociale.